Adesso si parla di un argomento molto interessante: apnea. E il Friuli Venezia Giulia li ho già incontrati l'anno scorso, mi ha fatto davvero molto piacere. Quest'anno sono tornati qui con noi per raccontarci di tantissimi altri progetti, perché davvero ogni anno ci donate con grande gioia progetti nuovi, continua evoluzione. Allora chiamo sul nostro palco Alessandro Vergendo, atleta, presidente di Apnea Academy, fondatore di Apnea Evolution. Eccolo qui. Buonasera. Buonasera, che bello ritrovarvi qui su questo meraviglioso palco del Friuli Venezia. È un onore, come sempre. E poi chiamiamo anche la nostra Rosarita Gagliardi, atleta responsabile del Giro d'Italia in apnea e del progetto speciale Il mare negli occhi di un bambino. E dopo grazie ne parleremo. A tutti, benvenuti, grazie. E ancora, non siamo da soli perché abbiamo qui Dennis Ceschia. È così? Eh sì, è giusto, è giusto, il nostro medico di scienze motorie dell'Università di Udine. Un grande applauso. Buonasera a tutti. Buonasera. E andiamo avanti con Mike Maric, allenatore di Ilaria, campione di apnea e conduttore su Sky TV. E la nostra campionessa Ilaria Bonin, campionessa del mondo che ha fatto il record mondiale a Lignano Sabbia d'Oro. Pensavate fosse finita, e invece no, perché abbiamo ancora Walter Mazzei, CT della nazionale, preparatore di Stefano Figini. Ed ecco che sta arrivando anche il nostro Stefano Figini, pluriprimatista mondiale di nuoto pinnato, detentore di molti record del mondo, molti dei quali ottenuti proprio in Friuli Venezia Giulia. Eccoli grande, qua, tutti grandi. Insieme. Un grande applauso. Allora, io... Possiamo sedere. Ci possiamo accomodare perché... Davvero ogni anno voi ci stupite. Beh, diciamo che noi ringraziamo voi per darci l'opportunità proprio di presentare questo settore del mondo acquatico, che poi vedremo quanto interessante sia anche poi per la vita quotidiana, ma anche proprio per il territorio e per gli eventi che sono a livello internazionale. Allora, partiamo subito, perché voi davvero di progetti ne portate avanti tantissimi, siete davvero molto bravi, davvero sempre attenti, sempre vigili, sempre sul pezzo. E allora, un nuovo progetto, si parla di Deep Inside. Sì, Deep Inside, che adesso manderemo anche delle slide. Deep Inside, questo è il logo, è un progetto importante che ha diverse diramazioni, non solo nel mondo acquatico, ma che è relativo proprio a quello che è mente. Prima sentivo parlare il comandante delle frecce tricolori, e chi meglio di loro, sappiamo appunto, si allenano moltissimo su quello che è l'aspetto delle emozioni e della razionalità. Non possono permettersi naturalmente di sbagliare in questo quando fanno le loro straordinarie evoluzioni, che noi poi abbiamo la fortuna in Friuli di vedere anche gli allenamenti che fanno. Deep Inside naturalmente entra nel mondo acquatico, e vado avanti dove punto questo verso. Chiediamo, eccolo là. Qua. Naturalmente Deep Inside è in collaborazione con Apnea Evolution di Marano Lagunare e Apnea Academy Competition di Lignano Sabbia d'Oro, che sono due realtà che sono friulane, ma abbiamo proprio l'onore di avere due realtà di riferimento a livello internazionale, e guarda caso sono proprio in Friuli Venezia Giulia, dunque due realtà importantissime da un punto di vista internazionale del settore acquatico, di apnea, e vedremo anche non solo. Noi naturalmente con Deep Inside ci proponiamo di andare a fare tutto un lavoro legato, adesso vi faccio proprio vedere, a quello che è il mondo del bambino, con un progetto che si chiama Sea Stars, Il mare negli occhi del bambino. È un progetto scolastico speciale entrato nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, e io qui voglio ringraziare proprio grazie l'assessorato all'istruzione e anche la dottoressa, la professoressa Patrizia Pavatti, proprio perché siamo riusciti a entrare all'interno come educazione delle scuole, poi Rosarita ne parlerà meglio più tardi, proprio per la formazione dell'autoprotezione, sicurezza del bambino in acqua, e naturalmente anche quello che è il rispetto dell'ambiente marino. E noi in Friuli abbiamo la bandiera blu in tutte le nostre coste, con grande onore, dunque un mare straordinario. Naturalmente poi si rivolge a tutto quello che è il mondo dell'estremo, e qui
arrivo anche a parlare della Europe Evolution Cup, che è questo straordinario evento che ormai è diventato l'elemento pilota fondamentale di riferimento a livello internazionale, non solo dell'apnea. Non solo dell'apnea, perché facciamo delle gare internazionali di apnea, c'è il Giro d'Italia in apnea che quest'anno a Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia avremo la finale, dunque la tappa finale del Giro d'Italia in apnea, dunque un qualcosa di straordinario con centinaia di atleti e appassionati che verranno a provare questa disciplina. Ma non solo, perché è già da diversi anni che lo facciamo, ma in modo particolare quest'anno ci saranno le gare di nuoto sincronizzato con la nazionale di nuoto sincronizzato, le ragazze olimpioniche che abbiamo visto a Londra. Bello. Sì, sono un'eleganza straordinaria, anche loro naturalmente masticano apnea, masticano ovviamente alla grande apnea, oltre a esprimere la loro straordinaria eleganza nel movimento. E non solo, perché avremo anche, e poi Walter Mazzei in qualità di CT della nazionale ci presenterà, abbiamo anche delle gare a livello europeo di nuoto pinnato. Di nuoto pinnato con la presenza di grandissimi campioni che naturalmente promettono delle belle performance. Naturalmente poi proseguiamo con i corsi sul territorio, questo è importante, con la didattica Apnea Academy, che del pluricampione mondiale Umberto Pellizzari, che tutti noi conosciamo, quello che è legato alla formazione anche nelle aziende, perché giustamente questo progetto è richiesto, è diventato molto interessante anche per i manager, le aziende, dunque tutto quello che è legato alla gestione dello stress, dell'ansia. Certo. E noi, posso dire, in apnea ci divertiamo, ma dobbiamo sapere, come anche i piloti di aereo, come gestire questa cosa. Anche noi vogliamo. Siete sempre molto concentrati, perché è sempre estremamente pericoloso, quindi ci deve essere una concentrazione particolare, ci deve essere anche una preparazione molto, molto particolare, sia a livello psicologico che fisico. Assolutamente sì. Direi che diventa una disciplina straordinariamente divertente nel momento in cui noi sappiamo come comportarci. Gestirla. Perché effettivamente diventa pericoloso come la persona che non ha la patente. Certo. E va a guidare l'auto. Guidare l'auto è estremamente sicuro se vengono seguiti i codici stradali. Così anche volare con gli aerei. Certo. Diventa straordinariamente sicuro e divertente se naturalmente c'è una preparazione alle spalle. L'autodidattismo è quello che purtroppo crea problemi. Sì, in effetti, proprio una domanda, spesso e volentieri si prende un po', come si vuol dire, sotto gamba, no? Il discorso dell'acqua, ci si diverte, si gioca fin da piccoli, l'apnea. E purtroppo sentiamo di molti, molti casi drammatici, no? Perché spesso e volentieri quando si parla di acqua, appunto, si parla di divertimento e le persone non attivano il cervello e probabilmente non si insegna anche ai bambini. Infatti i dati dell'OMS, l'Organismo Mondiale della Sanità, parlano chiaro. Abbiamo la seconda causa di morte è l'annegamento al mondo, okay? Dopo gli incidenti stradali. Dunque, certo, questo argomento dovrebbe far tra l'altro una fascia d'età, cioè 4-19 anni, i giovanissimi, di cui metà di questi ragazzi sapeva nuotare. Questo cosa ci fa comprendere? Ci fa comprendere che non serve solo saper nuotare, certo, ma bisogna avere una consapevolezza, un autocontrollo nel momento in cui c'è l'incidente. Ecco che qui interveniamo noi con il progetto che Rosarita ci parlerà sulle bambini, ed è anche legato agli eventi che facciamo per attirare l'attenzione mediatica poi a questo progetto. Lascio in caso la parola a Rosarita. Va bene, grazie appunto e ancora ben ritrovati a tutti. Un ringraziamento appunto alla Regione Friuli Venezia Giulia che per il secondo anno ospita la nostra realtà e durante l'anno proprio sostiene i nostri eventi. Per quanto riguarda appunto Sea Stars, quindi Voce del Verbo Mare, abbiamo attivato proprio all'interno delle scuole del Friuli Venezia Giulia questo progetto che secondo noi è molto rivoluzionario, in quanto da una parte abbraccia quello che è l'educazione all'ambiente, quindi al rispetto di quello che è la nostra terra, il luogo dove viviamo, e dall'altra invece è un'educazione a quelle che sono proprio le regole da tenere nel momento in cui il bambino, il ragazzo si trova in acqua. Quindi sapere e saper far fare e saper fare, queste sono proprio, diciamo, le tre note che noi proprio vogliamo dare come educazione all'interno di questo progetto.
Una volta all'anno, poi in merito alla Europe Evolution Cup, quindi legato in questo caso agli eventi, richiamiamo tutti i ragazzi della scuola, dove assieme scriviamo quelli che sono proprio dei codici che vogliamo avere per il nostro mare. E tutti questi codici sono racchiusi in una carta che si chiama proprio la Carta dei diritti del mare, e ogni ragazzo viene nominato ambasciatore del mare. Tutto questo viene proprio all'interno di un anno di lavoro che i ragazzi fanno durante le loro lezioni di scuola assieme agli insegnanti e in sinergia con la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e il Parco Marino. Quindi secondo noi, appunto, la Regione Friuli Venezia Giulia parte sicuramente con una nota, con un segnale molto importante per l'amore e il rispetto del nostro pianeta Terra. Un grande applauso, se lo meritano davvero, perché sarebbe bisogno di più, sempre di più. No, dobbiamo sì, divulgare. Divulghiamo. Coinvolgere, e soprattutto, come l'invito che è stato fatto da Umberto Pellizzari e da Enzo Maiorca, che tra l'altro so essere in zona, che lo saluto. Salutiamolo. Enzo Maiorca appunto dice è importante iniziare dai ragazzi, dunque dalle scuole. Questi sono naturalmente il sostegno e quello che abbiamo trovato come collaborazione, tra cui anche il turismo Friuli Venezia Giulia per questi progetti, di cui ringrazio in modo particolare il direttore marketing Alessandro Gaetano, che ci segue sempre, che è qui con noi e ci segue sempre con grande attenzione. E naturalmente, per dare attenzione a questo argomento, e concludo, abbiamo un evento fra pochi giorni, si può dire, il 1 marzo, proprio nel, come diceva il colonnello delle previsioni meteorologiche, con il primo giorno della primavera, noi, comunque sono contento che ho visto che fa freddo, dunque vuol dire che ghiaccia, saremo su a Fusine, ai laghi di Fusine, con un evento Extreme Ice, così chiamato. Immagini! Dove naturalmente andremo a fare delle prove, ma non performanti, che non ci interessa, è proprio con lo spirito che ci dicevi prima te, certo, quello di fare ricerca, affinché la ricerca possa comprendere come salvare vite umane. E qui Dennis è il nostro responsabile. A questo punto passiamo subito la parola. Eccoci, allora dalla parola di Alessandro abbiamo visto che partiremo con questo progetto organizzato in collaborazione sia con i Vigili del Fuoco, sia con la Protezione Civile e sia anche con il 118, di cui Thomas Pellis è un medico che ci affiancherà. Faremo due tipi di ricerca, sia in ambito sanitario sia in ambito di ricerca fisiologica, sui parametri fisiologici e sulle condizioni di stress in acqua, in assenza di respirazione, in assenza di ventilazione, ma la respirazione c'è, e in ipotermia. E questo, per fortuna, noi come staff dell'università, ma è per fortuna mia, andremo a fare la ricerca e loro andranno nel ghiaccio, nel freddo, e dovranno subirsi tutto quello che ne concerne pre, post, durante. Ti passo la parola. Infatti, scusa Dennis se prendo la parola, volevo proprio richiamare l'attenzione che l'evento in questo caso, essendo estremo da una parte, vuole anche raccogliere quello che è la nota dell'educazione, quindi fare sì una performance legata a un evento, diciamo, fisico incredibile, però dall'altra vuole essere quello anche di educare i ragazzi, perché avremo i ragazzi non solo delle scuole italiane ma anche della Slovenia e dell'Austria proprio presenti per educare anche alla preparazione di un evento del genere in piena sicurezza. Dunque vado a concludere per poi passare la parola ai nostri straordinari ospiti, i nostri atleti, qui c'hanno veramente, potrebbero stare una giornata a raccontarci le loro gesta, anche perché tra poco so che abbiamo anche un filmato, straordinario filmato. Dunque Deep Inside e con Apnea Evolution, nella mente, negli abissi, nel profondo dell'essere umano. Vedo qua i nostri amici che ci salutano e naturalmente ringrazio. Passo la parola adesso a te. Passiamo allora subito la parola, perché abbiamo parlato della Europe Evolution Cup, e proprio nella Europe Evolution Cup la nostra grandissima atleta ha battuto il record del mondo. Buongiorno alla nostra Ilaria Bonin. Ciao a tutti.
proprio alla Europe Evolution Cup di novembre ho realizzato il sogno, il progetto su cui stavo lavorando da quasi due anni con Mike Maric, il mio allenatore. Un applauso anche all'allenatore. Grande Mike. Come sempre gli allenatori, oltre ad allenare, sono anche degli aiuti psicologici. No? Assolutamente davvero, determinanti. Sono fondamentali. Fondamentale davvero, e a Alessandro ovviamente, che è il mio preparatore mentale, il mio mental coach. Un obiettivo che è stato sognato, un obiettivo su cui abbiamo lavorato veramente per quasi due anni e che mi ha permesso a novembre di battere il record del mondo che apparteneva a Natalia Molcianova, per correre 163 metri in apnea dinamica a rana, quindi coprire la distanza di oltre tre vasche, una performance che è durata circa tre minuti. Abbiamo anche dei video, eventualmente possiamo... Chiedo mandarli... proprio alla regia se possiamo mandare i video di quel giorno meraviglioso in cui la nostra Gare Bonin ha battuto il record mondiale. Ilaria, naturalmente questo è la Europe Evolution Cup, che ogni anno, quest'anno nel 2013, sarà il 6, 7 e 8 dicembre. Quindi in Friuli Venezia Giulia. Assolutamente numerosi. Sì, faremo la diretta TV come ogni anno, e lascio la parola a Ilaria. Ecco, questi sono appunto momenti della mia performance, che si alternano a invece momenti di tutta la manifestazione, quindi il concerto, la presenza delle scuole. Assolutamente sì. A questo punto io chiederei anche al suo allenatore, al nostro Mike Maric, quanto bisogna investire per arrivare a dei risultati del genere. Stefano, quanto ci si investe psicologicamente, anche come allenatore, come coach? La gestione di un atleta è impegnativa, perché devi creare una grande affinità, avere un'affinità mentale che diventa anche un'affinità emotiva, perché ogni allenatore comunque ha un feeling affettivo con la persona che segue. Il dispendio energetico è sicuramente importante, nel senso che la performance di un atleta culmina un percorso di un team di persone coinvolto in quei metri. Sono 163 metri che Ilaria ha percorso, sono quasi due anni di lavoro che l'ha vista protagonista, ma assieme a lei ovviamente io in qualità di allenatore, ma c'è il preparatore atletico, il fisioterapista. Ore e chilometri macinati in piscina, un dispendio energetico importante, ma che gratifica il cuore alla fine. E qui vediamo anche l'uscita. Eccola! Mike, dopo qui il record. Quando esce dall'acqua e si scioglie, un grande abbraccio, mesi di lavoro. Mi, Mike. Non, voglio essere molto onesto, abbiamo pianto. Perché abbiamo pianto, capisco. Assieme, perché la condivisione di un percorso così lungo ha tirato fuori tutte le energie, e vincere porta una soddisfazione, soprattutto battere la Molcianova, perché per i non addetti ai lavori è come battere Stenmark nello sci, Alberto Tomba, insomma è battere un mito di questo sport, e quindi realizzare un sogno così importante è stato emotivamente molto 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 forte. Allora, un grande applauso prima di tutto, perché... Bravo Ilaria. E poi nelle immagini abbiamo visto anche alcune immagini del nuoto pinnato. Con le gambe, hai fatto fatica ad alzarti, vero? Dalla mano. Sì, alla fine della performance le gambe sono veramente... Molli, come si suol dire. Più che molli è il contrario, sono dure. Dure, che sono, non riesci molto proprio... E infatti, oltre al supporto, diciamo, emotivo di Mike, ho avuto bisogno anche del supporto fisico per uscire dall'acqua. Allora, a questo punto io passerei anche la parola, perché voglio sapere anche l'esperienza di un altro incredibile atleta. Eccolo qua. Allora, Stefano Figini, per chi non lo sapesse, e attenzione, lui è pluriprimatista mondiale di nuoto pinnato, detentore di molti record del mondo, molti dei quali, vabbè, ottenuti in Friuli Venezia Giulia. Sì, quanto pare Lignano porta fortuna coi record. Lignano porta fortuna, e devo dire che tu veramente ce l'hai messa tutta.
Sì, è pluriprimatista. Stato... Prima ci siamo conosciuti, era la prima volta noi che sì, ci vedevamo. Certo. Ci siamo conosciuti e come sempre, ecco, una cosa bella che devo dire è che tutti gli atleti di qualunque, qualsiasi sport, forse non di quelli troppo conosciuti, se mi permetto, ma di qualsiasi, sono persone estremamente umili, cioè davvero si vede quanto lavoro fisico e psicologico c'è dietro e sono davvero tutti estremamente umili. E oggi, quando ci siamo conosciuti, mi ha detto sì, sono un atleta, così, boh. Uno qualsiasi, io sì sono un atleta e giustamente tutti gli altri hanno detto no, non è proprio un atleta, vabbè. Solo. Sì, è una caratteristica vera di voi. Certo. Tra l'altro allora, abbiamo anche, mi dicevano dalla regia, un video straordinario che ci ha portato Stefano, è un'anteprima, guardiamolo. È un'anteprima sì, di un suo record, Stefano? Sì, c'è prima una parte in subacquea del nuoto pinnato, comunque del nuoto con la monopinna, che è molto bello. E poi è una parte dei record in Alignano Sabbia d'Oro. E allora direi, guardiamolo subito! Guardiamo questo video, dai! Siamo partiti in questo momento, fase d'apnea, uscita e via si va subito. Adesso è primo, ho preso mezzo metro di vantaggio, ma siamo solo al centro. Ma Stefano è lì alla punta avanti rispetto a Cagno, Vira secondo, il suo passaggio è 43-41, 42-61 per il greco, molto forte. Sì, parte forte. Dovrebbe pagare un po', speriamo, mentre Stefano dovrebbe tenere questo passo e 50. Se lo si tiene siamo di nuovo al record del mondo, siamo vicino al secondo passaggio e non è cambiata di molto la situazione. Ci siamo, Stefano leggermente avanti, posizione appaiata per tre atleti, mi sembra pagare qualche cosa al greco forse in questo momento. Sì, l'avevamo detto, sta uscendo Tirlo, che abbiamo detto torna forte, dai Stefano che sei sempre tu l'uomo da battere, devi essere sempre tu il principe di questa distanza, 60 metri ci dividono dal primo oro per l'Italia, forza Stefano adesso, virata ai 350, siamo sempre avanti, fase d'apnea e Stefano c'è tutto adesso, tieni il ritmo, siamo avanti ancora Alberto, siamo sempre avanti, forza Stefano, le ultime battute, Cagno cerca di resistere, ma siamo alla punta avanti, forza Stefano, ci siamo loro, il record del mondo, nuovo record del mondo, e Stefano Tutini, nuovo record del mondo. 57-07 per Stefano Piccini ancora una volta, il re di questa distanza, oro, record del mondo, titolo europeo per l'Italia e per Stefano Piccini, un livello impressionante, anche Cagno sotto il record del mondo, tutti sotto il record del mondo, anche Sbirno, i primi tre posti sotto il precedente record.
partita alla finale dei 200 e andremo subito a vedere quelle che saranno le tattiche dei vari atleti. Insomma, Stefano sta volando, ma attenzione alla corsia 5. Baldwin c'è anche lui, sta passando molto forte. Baldwin sta passando forte. 39.03, 39.47, 39, sono ancora tutti lì, ma Stefano Piccini mi sembra che voglia fare il protagonista. Tirano Pagliati, 59.61, 59.81, 1.00.09. Siamo sotto l'1.20, siamo sotto il privato del mondo. 25 metri, 25 metri da percorrere, 20, 15, sotto la Piccini in testa. Baldwin cerca di inserirlo, ma Stefano avanti, ma Stefano avanti. Oro, 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 record del mondo, oro, record del mondo per Stefano Piccini in Italia. 1.20.37, oro, record del mondo. Grande Stefano, ero troppo gasato. Eh beh, direi. E allora non sei da solo, perché a fianco a te c'è proprio il tuo preparatore, sì. CT della nazionale, Walter Mazzei. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, il nostro meraviglioso Stefano era emozionato. E lei? Anch'io. E lei quanto? Devo dire la verità che dopo 21 titoli mondiali un po' mi ci sono abituato. Comunque devo dire che a Lignano diciamo il 400 più che il 200 un po' l'ho patita. Eh sì, perché ho sofferto, mi sono isolato, sono andato in un posto a vedermela da solo e... Ah sì? Sì, sì. Hai proprio abbandonato. Questa non la sapevo. Vabbè, tanto non potevo essere a bordo vasca, quindi dalla tribuna non potevo fare niente, quello che dovevamo fare l'avevamo fatto prima. Eh sì, perché per i nostri allenatori, i nostri GT, alcune volte secondo me sei lì che vorresti aiutare in qualche modo, ma ormai non puoi più far niente, ormai i giochi sono fatti, come va assolutamente. Quindi sì, tutta la fatica, parliamoci chiaro, perché tutta la fatica dei nostri atleti in realtà è una fatica doppia, perché anche gli allenatori soffrono quanto gli atleti. Forse gli atleti se ne rendono meno conto perché sono in acqua e sono presi, no? In quel momento, il momento in cui devi dare il massimo di te, vai e dopo o realizzi quando arrivi e finalmente batti il tuo record, oppure vabbè, purtroppo non si può sempre vincere. Però per chi è lì che vi guarda, quindi i vostri, deve essere ogni volta una tortura. È quello che chiedo sempre, che ora non sono, per ora non sono mai riuscita a realizzare, perché io sono sott'acqua e non vedo cosa mi succede fuori, ma veramente mi piacerebbe avere qualcuno che riprende il viso di Mike, del mio allenatore, di Alessandro, e che me li mostra una volta che la gara è finita, per vedere quali sono le loro emozioni. Quindi per tutti i nostri amici a casa che ci stanno seguendo, perché ricordo che sono tantissimi amici che tramite la web TV ci stanno guardando, sappiate che la prossima volta dovete portare telecamera, perché mi dovete, e non dovete registrare i nostri atleti, ma dovete puntare la vostra telecamera sugli allenatori, così dopo ci saranno delle sorprese. Così dopo ci saranno delle sorprese, anche perché devo dire che il Friuli Venezia Giulia, terra di grandi vincite. Assolutamente sì. Signori, qua canta Regione canta. Speciale di sport speciali e con grandi risultati. Abbiamo qualche altro video? Che io andrei avanti fino alle 7. Abbiamo qualche altro video? No. Io ho promesso che rimanevo nei tempi, perché so che... Allora mi prometti anche che la prossima volta vengo direttamente a vedere. Va bene, vi invitiamo già fin d'ora, sì, al 1 marzo, al Laghi Segnate, di Fusine. Segnate, carta e penna. 1 marzo, Laghi di Fusine, faremo questo evento Extreme Ice legato al mondo scientifico e dunque per aiutare quello che è l'autoprotezione, dunque il salvamento dell'uomo in acqua. E poi a dicembre, 6, 7, 8 dicembre, straordinario evento sportivo acquatico Lignano Sabbiadoro, piscina della Getour, dove sarà presente anche il nostro Stefano Figini e Ilaria Bonini. Un grande applauso.
Un grande, grande applauso. Un grazie alla Regione, naturalmente, certo, all'assessore De Anna, che prima l'abbiamo visto nel filmato, e naturalmente al turismo, a Federica Seganti, che naturalmente anche lei ci sostiene. È una Regione sempre meravigliosa, è una Regione Alessandro molto attenta. Gaetano, sì, molto attenta. Molto questa attenta. Appunto, sottolineo questo aspetto, ti ringrazio, perché non è così scontato per niente trovare questa attenzione e sensibilità in progetti che sono importanti proprio legati anche alla sicurezza. Quindi grazie al Friuli Venezia Giulia. Allora ringrazio anche i nostri ospiti, io mi alzo. Ah, ma vedo qualcuno arrivare, vuoi venire? Lo so che vuoi venire ad abbracciare i nostri atleti. T'ho beccato, eh. Bravi, complimenti, mi sono passato maleducatamente avanti. Allora facciamo, siamo in conclusione. Allora, allora, beh, un giorno posso abbracciarmeli tutti? Ah, raga, penso che Alessandro non avrà nulla in contrario, e neanche gli altri, con qualche pausa, voglio dire. Grazie va davvero bene, di cuore. Ecco. Grazie. Complimenti, bravi ragazzi. Viva l'apnea. Allora, mentre Silvia continua a baciare tutta la fila e noi faremo notte, io vado avanti. Non grazie. Allora, ecco, potete pian pianino accomodarvi. Ecco. Grazie a voi.